Andrea, siamo al Figari Film Fest, come stai vivendo questa esperienza? Allora, Figari Film Fest per me è casa perché ormai è la terza volta che vengo. La prima volta mi diedero coraggiosamente il premio per la comunicazione, da lì poi ho conosciuto lo staff, ho conosciuto questa bellissima idea, che tra l'altro per me è due volte casa perché in Sardegna, quindi io sono sardo, vivo a Milano, ma sono sardo, quindi doppiamente felice di tornare. Ormai conosco quasi tutti, ed è veramente un'esperienza sempre stata molto, come posso dire, edificante, perché il cinema non è il mio mondo, nel senso che è un mondo che mi piace tantissimo, ma di cui non faccio parte. Quindi questa volta all'anno, in cui posso passare qualche giorno con registi, attori, giornalisti, è per me un momento di, cioè, come se facessi un master, però al mare. Quindi mi sembra stupendo. Stupendo. Senti, il fenomeno social che ti ha portato alla ribalta le perle di Pinna, come nasce? Parliamo della preistoria, perché era il 2010. Comunque io ho perso il lavoro, lavoravo nella moda e ho cominciato a scrivere frasi più o meno divertenti e più o meno irriverenti, e da lì diciamo che ho cominciato facendo prima inizialmente gadget, quindi vendevo t-shirt, eccetera. E poi nel 2015 ho partecipato a Pechino Express e l'ho vinto. Diciamo che da lì ho dato un volto alle mie frasi, ecco. Frasi che tra l'altro ultimamente scrivo sempre meno perché è tutto molto più video. Quindi, per esempio, il Figari appunto si parla di cinema e io, utilizzando i social per lavoro, ho dovuto imparare anche a filmarmi, a vedermi e a sentirmi, cosa che invece scrivendo non avevo la gioia di non fare, ecco. Mi ci sono dovuto abituare. Senti, una cosa che caratterizza le perle di Pina è questo sarcasmo, questa ironia anche molto tagliente. Se, soprattutto tu lo usi anche come un modo, diciamo, per esorcizzare alcuni temi che sono magari più delicati o più difficili. Guarda, io proprio, se dovessi riassumere la mia ironia con una frase, proprio ridiamo per non piangere. Quindi tendenzialmente non sono un cinico vero, però tendo a cioè diciamo che ecco, non sono quelli che mandano le famose good vibes, cioè io mi sto sempre lamentando, ma cerco di farlo con ironia, ecco. La vita ti dà gioie, non sempre, ma mi prendo comunque il diritto di potermi lamentare in maniera ironica continuamente. C'è un film che ha questo sarcasmo, questa ironia che ti piace? Ovviamente io ambisco diciamo, molto l'ironia inglese, ma anche Woody Allen, per esempio. Quindi è più se posso dirti, crescendo, 12 anni di web, per esempio, ultimamente mi piace molto l'ironia, che è un po' politica, cioè scorretta politicamente, perché mi sembra che ci sia un po' troppo buonismo. Mi spiego. Bisogna avere rispetto delle persone, non bisogna offendere nessuno, però non siamo tutti politici, cioè nel senso, se io faccio una battuta su di me, faccio un esempio, perché sono ingrassato e non mi piaccio, non è body shaming sulle persone che sono grasse, faccio una battuta su di me perché io, Andrea Pinna, non mi piaccio con 10 kg in più, punto. Siamo arrivati in un momento in cui veramente qualunque cosa dici, cioè, sui social ti tartassano, ma io non sono un politico, cioè se io non posso fare ironia neanche su di me, no? Oppure sul mio amico, che è d'accordo sull'ironia che gli faccio, quindi non è bullismo, abbiamo tutti un po' le mani legate. Infatti mi piace, per quanto lui sia un po' strong, Ricky scrittore Gervais, così, Sì. che lui è molto strong, lì non ci arriverei, però certe volte dico, guarda che libertà che ha, ed è un po' una cosa che mi piacerebbe riuscire a fare di nuovo, cioè dire, io prendo in giro tutti. Non offendetevi, perché vivo di stereotipi, è la mia cifra, e col massimo rispetto proviamo a non essere troppo permalosi. Nel cinema ami guardare anche le commedie o ci sono altri generi che preferisci? Ma in realtà, guarda, i film che mi piacciono di più sono i drammatici. I drammatici e quelli in costume. Cioè, proprio i film in costume credo di averli visti tutti, cioè in tutte le lingue. E poi un po' il contrapasso mio è che tendenzialmente non guardo film divertenti.
cioè posso guardare degli sketch, posso... però non sono un appassionato di film comici, ecco. Ho sempre preferito sì, le robe strapalacrime oppure molto avvincenti. C'è magari un attore o un'attrice di cui hai visto tutti i film che ami alla follia? Sì, li ho visti tutti, due forse non li ho finiti, di Meryl Streep. Ho proprio cominciato, l'ho sempre amata, l'amiamo tutti, però ho fatto un podcast in cui parlavo di lei e quindi per poterne parlare mi sono guardati tutti l'uno dietro l'altro, ci ho messo qualche mese perché insomma ne fa più o meno uno all'anno. Devo dire sì che Meryl ormai mi sembra di conoscerla. Allora, ormai si parla sempre di più sia di film ma che anche di serie TV. Tu ne preferisci uno o guardi e ami entrambi? Allora, le serie TV sono creando dipendenza, io le amo alla follia e mi dico sempre se il Titanic fosse stata una serie TV di 7 stagioni sarebbe stato un sogno, perché i film sono stupendi, però 2 ore e poi mo cosa guardo? Quindi le serie TV guardo entrambi, però le serie TV soprattutto se sono belle le guardo e le riguardo anche più di una volta, magari una volta in italiano, una volta in lingua originale, però sì, io... Ecco, la noia la combatto Con le serie con TV. i film, sì, entrambi. Qualcuna in parte recente che hai visto che ti è piaciuta? Allora, scontatona, Peaky Blinders, ma ne consiglio una che non è super famosa, ma secondo me è stupenda ed è israeliana, si chiama Shtetl ed è bellissima, stupenda, stupenda. Sono 3 stagioni, è fatta benissimo e la consiglio. Allora, tutti quelli a cui l'ho consigliata, anche i miei follower mi hanno ringraziato. Faccio un'ultima domanda e chiedo chi è il tuo mito. Oddio, il mio mito è mia mamma. No, no, chi è il mio mito? Guarda, non ho un mito. Più vado avanti con l'età, passiamo in termine. Per me sì, i miti li vedo tutti i giorni, quelli che ti aprono la porta, che ti dicono grazie, che ti dicono prego, che ti offrono un fazzoletto. Queste robe qua io le trovo sempre più rare e sempre più belle, quando si trovano.